È pronta l'ossatura di Italia Viva, partito giovanissimo nato nel 2019, che andrà ad affrontare le prossime ed importanti sfide elettorali. Un partito che vede indubbiamente nel suo leader Matteo Renzi un faro, ma che si sta strutturando anche a livello locale e regionale. Gianni Ulivelli è il nuovo coordinatore per il territorio aretino. Matteo Renzi, presidente nazionale, Nicola Danti, presidente regionale e io nella mia modesta, diciamo, possibilità o capacità, presidente provinciale. La sfida è indubbiamente a più livelli e lo spirito con cui Italia Viva intende affrontarla è quello delle alleanze. Oggi questo sistema elettorale ha bisogno di avere uno spazio nuovo per rappresentare un'offerta politica più ampia, un'offerta politica che non può essere solo Italia Viva, ma di questa grande, per me, alleanza che deve coinvolgere da liberali, democratici, ai socialisti, ai popolari, ai radicali, ai riformisti, al mondo repubblicano, tutta quest'area deve trovare un motivo di lavorare insieme per essere presente sia a questo grande appuntamento che sono le europee, dove noi siamo dentro questo raggruppamento rappresentato da Renew Europe, dove il leader attualmente è Macron, e dall'altra parte, secondo me, invece questa alleanza ha un impegno importante anche nel nostro territorio. Perché? Perché ci sono 26 elezioni amministrative da qui a giugno 2024. E quindi, siccome oggi, specialmente nei territori, la presenza dei partiti è diventata vacua o non ci sono, o comunque ci sono persone di referenti, non c'è la presenza fisica il più delle volte anche come era nella Prima Repubblica, è chiaro, questa è la conseguenza di una stagione dell'antipolitica nata nel 2008 e quindi nel momento in cui i partiti sono stati costretti a chiudere quella presenza organizzativa perché non c'erano risorse, è cominciata questa decadenza anche che secondo me è un problema anche proprio culturale che si va sempre più evidenziando. Cioè la difficoltà di avere persone che vengano a svolgere la loro funzione, diciamo, di impegno, di servizio alla politica, perché la politica è evidentemente servizio e dobbiamo riportarla dentro questo quadro, non c'è quel momento di formazione e quindi si ha grosse difficoltà nel trovare persone anche in quelle che sono le elezioni amministrative. Questo cosa comporta? Che con questa alleanza forse abbiamo possibilità di individuare persone anche che hanno una visione della politica fra di noi molto vicina o prossima e prepararci a affrontare queste elezioni amministrative parlando con tutti, perché nei territori oggi è prevalente le liste civiche, ma sono liste civiche che vengono fatte da persone che comunque hanno ognuna di loro un'appartenenza, o perché sono fatte politica, o perché hanno un interesse. E questo tipo di possibilità va sfruttata al massimo per essere competitivi nei territori.